trasmissione della versione italiana del talent show X Factor su Rai 2 e il nome del gruppo viene da Aram, è un acronimo formato dall'iniziale dei quattro nomi di battesimo dei componenti. Allora, questo è quello che dice ovviamente la loro biografia ufficiale. Intanto diciamo subito, è stato chiaramente un bel festival. Eh sì, chiaramente alludi al gioco di parole che abbiamo, al quale abbiamo proprio i primi alluso con il primo album d'esordio nostro, al quale seguirà il 17 aprile l'uscita del secondo album, che in realtà sarà il vero primo banco di prova perché sarà un album totalmente di inediti. Il 17 aprile appunto in tutti i negozi inizi. Allora, siccome adesso si può dire tutto, sì. Sapete che la vostra contrada non vince il festival da quanti anni? C'è scritto lì, guarda. Hanno festeggiato le nozze d'oro quest'anno, 25 anni. Argento. Le nozze d'argento. Argento. Vai, vai. Attenzione. Le nozze d'argento. Attenzione. Sono allargato. E hanno distribuito anche i confetti praticamente, vero? Di questo corpo d'argento. Allora, vorrei coinvolgere anche loro. So che il prossimo lavoro ha per titolo Il pericolo di essere liberi. Esatto. È un titolo in realtà che nasconde un pochettino di idee che abbiamo avuto all'interno dell'album. Spiegartelo occorrerebbe spiegarti una serie di aneddoti che ci stanno all'interno di ogni singolo pezzo. Sono 12 pezzi. L'uscita sarà quando? L'uscita è 17, abbiamo scelto di uscire un giorno molto particolare, 17 venerdì. Alla faccia della superstizione. Però so che il 10 uscirà il singolo. Esatto, il 10 uscirà il singolo, poi saremo in giro per presentarlo anche in televisione. Ci si vede da un bel po', quindi spero insomma che questo singolo possa piacere. Allora, la domanda è ovvia e banale, la chiedo a tutti: com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza bellissima, per noi è stata la prima volta, abbiamo avuto modo di conoscere questa realtà bellissima. C'è la nostra contrada, il ponte, vi saluto. Salutiamo anche la curva di Nelli là sopra, ci ha coinvolto al pieno e davvero cogliamo l'occasione di ringraziarvi pubblicamente per l'ospitalità e la gentilezza. Senti, vorrei aggiungere, poi vi lascio ovviamente nell'interpretazione, una considerazione che io posso dire perché ho 25 anni anch'io di esperienza con questo meraviglioso pubblico. Quest'anno forse una delle rare volte nelle quali tutte e 8 le contrade non hanno fischiato gli avversari. Io ce l'ho, se lo facciamo noi a tutte le contrade. Guardate, se mi permettete, diciamo che i puristi di questa manifestazione direbbero ma al Marconi non se la sarebbero passata liscia. In questo caso devo dire